Prenderà il Partito Democratico, una situazione di grandissimo caos. Insomma, Bersani veramente si rimetterà, oppure se l'Assemblea rigetterà le dimissioni. Tatiana, mi dice... Siamo quasi alle lacrime. Il segretario ha reagito con un atto che ha deciso, mettendoci la sua responsabilità di fronte alla vergogna di quello che è successo. Ecco, Gentiloni, mi scusi, noi siamo davanti a un delitto ma non c'è ancora un colpevole, cioè non sappiamo ancora chi, 100 parlamentari, non uno. Vi siete fatti un'idea, ne avete discusso oppure avete preso atto delle dimissioni? No, abbiamo sentito solo il segretario e abbiamo preso atto delle sue dimissioni. Si può ipotizzare adesso convergenza sulla cancellieri, Gentiloni? Non lo so, ma la serata di stasera non abbiamo parlato purtroppo di futuro, abbiamo preso atto di una decisione. Un futuro dolorosa. Che esiste per il PD ancora. Molti l'accusano di essere uno dei responsabili. Non è uno dei 101? Massimo. Aspettate. Ci deve far leggere un messaggio? No, vi volevo far vedere, ma l'avevo detto. Sapendo di queste sciocchezze, in pochissimi unità di amici abbiamo addirittura fotocopiato la scheda con scritto Prodi, che abbiamo votato. Come no, dopo. Orlando, che giornata è stata per il PD? Una bruttissima giornata. Lei condivide le dimissioni di Bersani? Penso che sia giusto drammatizzare, ma penso che sia giusto anche avere un punto di riferimento. Ma è giusto capire chi è stato, però, perché qui abbiamo un delitto senza un colpevole. Beh, i franchi tiratori si chiamano così per questo motivo. Dopodiché credo che ci sia una riflessione molto seria da fare, credo che sia stato un errore anche non... ragionare più seriamente e lasciare andare anche il fatto che prima ce n'erano già stati 200 su Marini. Qualcun altro deve lasciare nel PD dopo Bersani? Ma credo che ci sia una classe dirigente che ha commesso molti errori gravi, troppi errori. Lo sappiamo se subito, ma sei sempre in onda. Stiamo cercando di incontrare Mario Monti a Palazzo Chigi e si cerca una soluzione insieme. Bersani lo ha chiaramente detto, il Partito Democratico non è in grado da solo di eleggere il Presidente della Repubblica, evidentemente neppure ormai con la coalizione di centrosinistra.